Buongiorno a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, lunedì 11 giugno 2018. Allora siamo in diretta alle 7.30, benvenuti, 7.30 tutti i giorni, mi raccomando, in diretta e poi ci sono le repliche che, come di consueto ormai ben sapete, vanno in onda nel corso della mattinata. Partiamo dal santo di oggi, vediamolo subito con la nostra grafica. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Barnaba Apostolo. Che cosa possiamo dire di San Barnaba? Intanto che era originario di Cipro, che era padrone di un campo e che a un certo punto lo vendette e ne consegnò il ricavato, l'importo agli apostoli. Quindi parliamo della Chiesa nascente. E poi possiamo dire che garantì, per esempio, per Saulo, quello che poi diventerà appunto San Paolo, che fu accolto nella comunità cristiana di Gerusalemme. Il sole è sorto alle 5:25, tramonterà alle 20:50. Che cosa ci attende per oggi dal punto di vista meteo? Intanto il sole in mattinata, sole di mattino, pomeriggio, tempo sereno anche nel corso della serata e della notte, e andiamo a vedere la giornata di martedì, perché il mattino si presenterà, come vedete, soleggiato su tutta la regione Marche. Poi, siccome abbiamo l'abbonamento il pomeriggio con la pioggia, eccola qua, soprattutto nella parte interna, con temporali e schiarite, e lungo la fascia costiera in provincia di Fermo e Ascoli Piceno. La notte migliora e mercoledì il sito Trebimeteo ripresenta di nuovo la stessa fotografia: mattino il cielo sereno o poco nuvoloso, il pomeriggio di nuovo annuvolamenti con piogge, questa volta un po' più estese anche sulla costa anconetana, e tutto il resto, come vedete, si salva soltanto la costa pesarese nella giornata di mercoledì con sole alternate a un po' di nuvolette. Poi la sera è di nuovo il peggioramento, questa volta in esclusiva solo per la costa pesarese e quella fermana. Durante la notte di mercoledì ancora qualche temporale sparso. Quindi, insomma, questa primavera, estate un po' a singhiozzo, a cui dovremmo farci evidentemente l'abitudine, ma insomma questo è. Ma ieri è stata una giornata comunque di sole, anche se non era perfetta, con del vento un po' fastidioso, però tanta gente si è riversata sulle spiagge, e per chi ci segue dalla provincia di Pesaro Urbino, il problema annoso del parcheggio per andare in spiaggia sottomonte si ripresenta con tutte le sue criticità anche quest'anno. E di questo parla anche il Corriere Adriatico, e lo vedremo tra un attimo. L'apertura è però per la cronaca: erba e coca ai minorenni, presa una banda di spacciatori. I carabinieri di Fano arrestano 5 pusher e ne denunciano 6, e 6 erano sia a Fano che nell'entroterra. Poi, invece, per quanto riguarda la fotonotizia, la prima pagina è dedicata alla gente, alle tantissime teenagers, ai tantissimi giovani che hanno affollato Palazzetto dello Sport, l'uscita, l'ingresso, insomma, il red carpet del Palazzetto dello Sport Adriatica Arena, dove ci sono state le selezioni, i casting per X Factor. Assalto ai giudici: Mara Maionchi, che vedete nella fotografia, è stata la più acclamata. Standing ovation per una concorrente di San Benedetto. Dicevamo però della sosta caos sulla via del mare. Ecco qui le fotografie. Decine di bagnanti hanno preso la multa ieri, si sono ritrovati la multa sul parabrezza, auto, scooter multati dai vigili nel tratto urbano della Statale 16 tra il Santa Marta e la Crista. A Sottomonte è stata un'altra domenica di parcheggio selvaggio, nonostante le navette a pieno servizio. E già, perché la novità è che ci sono queste navette, in cui bisognerà farsi, insomma, fare l'abitudine, e cominciare a organizzarsi un po'. Proteste in viale Trieste a Pesaro per i motorini sui marciapiedi, c'è chi si diverte a lanciare le mobi bike sulla ferrovia, e la Polstrada annuncia un'azione di vigilanza lungo l'Ardizio, e mentre è stato chiesto all'ANAS di installare dei dissuasori. Da Fano invece la bandiera blu, una garanzia della qualità del litorale, il vessillo simbolicamente issato a Sassonia, in campo gli interventi per migliorare le acque al Lido e all'Arzilla, dove sapete che non sta
sta sventolando la bandiera blu per questioni di acqua, di purezza dell'acqua. Mentre sulla vicenda dell'Lisippo, la statua dello scultore greco, l'onorevole Paolini dubita che l'Lisippo ritornerà a Fano, ma assicura il massimo impegno del governo. La festa del Fagiano della Fragola che si è conclusa a Fenile di Fano, un finale quello di ieri con il botto per la festa che a partire dalle ore pomeridiane insomma, ha spinto tante persone a riempire il parco della Fondazione Cante di Montevecchio, ribattezzato per l'occasione Parco del Fagiano, insomma un luogo bello che ha accolto tanta gente nella giornata di ieri e dell'altro ieri, insomma nelle giornate clou, così come è stato per l'altra manifestazione che però si è tenuta sul lungomare, Sapori e Motori, spettacolo e tanto pubblico, prodotti gastronomici locali, bolidi in esposizione e tutte le forze dell'ordine. In questa immagine anche i motociclisti acrobati che si sono esibiti appunto a Sapori e Motori. Spaccio al Pincio di Fano e davanti alle scuole i carabinieri arrestano 5 spacciatori, altri 6 sono stati denunciati, un vasto giro di marijuana e coca a Fano e nell'entroterra, dicevamo, nell'operazione che è stata chiamata Enzino e Vapi sono state identificate decine di consumatori, molti minori anche segnalati al prefetto. Il principale indagato è stato preso 3 volte, un giro di affari di circa 20.000 euro al mese, è stata sequestrata anche della droga. E poi andiamo ad Ancona perché oggi Ancona non ha soltanto l'esito delle votazioni con cui avere a che fare, ma ha un appuntamento importante che è il compleanno della Marina Militare. Oggi Ancona è blindatissima, ma ci sono insomma navi importanti da vedere, insomma tutta tirata a lucido per una festa importante. Ancona tutti in piedi per la Marina Militare, questo è il titolo, 100 anni fa l'impresa di Premuda, oggi le celebrazioni con il ministro Trenta. Si comincia alle 11 di questa mattina con la consegna delle bandiere di combattimento, poi l'inno e le sirene a festa. Una cerimonia che inizierà alle 11 e terminerà alle 12.30, dove ci sono veramente dei momenti anche emozionanti, momenti toccanti. E chi può andare ad Ancona lo faccia, perché insomma è bello da vedere. Poi a Pesaro invece si parla sulle colonne del Corriere Adriatico della Mezzanotte Bianca dei Bambini, che anche qui è stata presa d'assalto da genitori e piccoli, hanno invaso nel fine settimana il centro storico di Pesaro con una 3 giorni di musica, colori e spettacoli, appuntamento quindi al 2019, mentre sempre da Pesaro la notizia che da oggi torna la guardia medica per il turista nella sede di Viale della Vittoria e in altre località. In questo articolo potrete leggere anche tutti gli orari utili e soprattutto dove poter usufruire della guardia medica. Sempre da peso la notizia di cronaca, donna si toglie la vita in casa, la polizia è intervenuta ieri mattina nel quartiere di Monte Granaro per una 55enne che si è tolta la vita in casa impiccandosi, l'allarme è stato dato da un ospite della donna. Da Pergola, dall'entroterra, da Urbino, gli ospedali, la sanità in primo piano, con gli ospedali e i servizi, adesso si cerca l'unità, tutti i sindaci della provincia sono stati convocati nella città ducale per la conferenza di area vasta, il presidente delle Marche Ceriscioli però non ci sarà, in discussione invece c'è il documento che chiede il ripristino dei presidi con i punti di primo intervento di Fossombrone, di Cagli e di Sasso Corvaro. Divisione annunciata per il trasferimento degli uffici amministrativi, il PD incalza Gambini. E poi dalla Valle Foglia invece la notizia che, o meglio, Stefano Gattoni, che vedete nella fotografia, che è l'assessore alla pianificazione territoriale del Comune di Valle Foglia, che cerca di buttare un po' di acqua sul fuoco, nel senso di placare un po' le polemiche che sono scaturite da quando Palmiro Chieli, che è il sindaco di Valle Foglia, ha annunciato la costruzione, il progetto di realizzare un nuovo municipio unico. E
allora contro gli uffici spezzatino, cioè quegli uffici che sono sparsi un po' in tutto il territorio, che spesso creano disagi agli utenti, ai cittadini, perché per fare un certificato devono andare in un posto, poi per l'altro devono andare da tutt'altra parte. Insomma, funzionalità e risparmio, dice l'assessore Gattoni, e replica a chi contesta il progetto. È tempo, dicevamo, si è votato ieri non solo ad Ancona, ma anche in altri paesi, magari più piccoli, come per esempio Auditore. Ebbene, Auditore, in provincia di Pesaro Urbino, ha scelto il suo sindaco, l'affluenza è in calo di 10 punti, l'unico al voto del pesarese, cioè Auditore l'unico paese in cui si è votato, sfiorato il 68%, si doveva scegliere tra due candidati. E dunque Zito è stato riconfermato sindaco di Auditore. Poi sotto invece disagi per l'asfaltatura della 73 bis, per chi ci segue da Urbino sappia che questa è una settimana insomma un po' di caos dal punto di vista viario, perché oggi iniziano i lavori di ANAS nel centro abitato di Urbino. In questo articolo troverete tutte le indicazioni sul traffico, perché insomma, questi lavori sono in corrispondenza del centro abitato. Dalla Valle del Cesano invece Marotta si prepara all'estate e si prepara alla grande, fanno sul serio. Riqualifichiamo aree strategiche dopo tanti anni di immobilismo, dice il sindaco Barbieri, sul rinnovato molo di Marotta interviene, e poi sull'ampliamento della pista ciclabile. È una settimana anche questa decisiva, che comincia con per il lungomare marottese, prendono il via i lavori di asfaltatura che porteranno all'ampliamento della pista ciclabile nel tratto compreso tra Piazza Roma e il sottopasso di Via Togliatti, ma non c'è soltanto il lungomare, perché a breve ci saranno anche i lavori e gli interventi di manutenzione e adeguamento che comprendono il centro storico di Mondolfo, per esempio con l'installazione delle lanterne artistiche, per le quali il Comune ha investito 100.000 euro di fondi. Si lavora anche alla copertura Wi-Fi di tutto il lungomare, insomma poi nuovo look anche, come dicevamo, per il centro di Mondolfo. Il Comitato lancia un SOS per l'ospedale di Pergola, Roia critica il sindaco, con il patto di piagge si sbaglia la strategia. La pagina di sport, la prima pagina di sport del Corriere Adriatico, primo colpo in Serie C, la Fermana prende guerra, e poi per l'Ascoli c'è un'altra offerta, spunta una nuova cordata oltre alla Bricofer e Re Outsider. Poi per i giovani della Lube, quelli che hanno disputato le finali Under 18 a Massafra in Puglia, purtroppo non hanno vinto la finale contro la squadra del Segrate, sono arrivati secondi i marchigiani. Lube Under 18 d'argento, le finali sono stregate. Apriamo adesso invece il resto del Carlino. La prima pagina è per la navetta che ha lavorato tanto ieri per portare i turisti, i bagnanti, sotto monte in spiaggia. Ieri c'è stata un'altra strage di multe, la soluzione dunque sta nell'autobus, ma una corsa ogni mezz'ora, adesso si dicono che chi ne ha usufruito, è un po' poco, quindi bisognerebbe aumentare almeno ogni quarto d'ora. E poi altre notizie in primo piano, droga venduta ai ragazzini, al pince davanti alle scuole. La pagina interna, sempre a proposito della navetta, guidare quel bus nell'inferno della statale invasa dalle auto, Giuseppe l'autista Ami, che ieri mattina ha garantito il servizio di trasporto da San Decenzio a Sottomonte, racconta un po' com'è guidare un mezzo come quello, soprattutto quando ci sono le macchine sia a destra che a sinistra e gente che attraversa in tutti i modi, bambini che come se fossero in una stradina di campagna, che fanno qualunque cosa sapendo che invece quella è una statale trafficatissima. Ecco perché bisogna avere davvero gli occhi dappertutto, come si dice. Allora, è bene ricordare però, a proposito di questa navetta, che il servizio per la spiaggia di Sottomonte, lo vedete anche voi nel vostro televisore a casa, e per Viale Trieste è partito l'altro ieri. La prima corsa inizia alle 8.45, l'ultima alle 19.15. La frequenza della corsa degli autobus è ogni mezz'ora, ma per molti bagnanti si dovrebbe scendere a 15 minuti inserendo altri mezzi. Zito stravince, abbiamo detto, stravince il sindaco è di nuovo lui, Zito, eccolo qua, Giuseppe Zito, suo sfidante Giuseppe
Cecchini, bassa l'affluenza nei due seggi nel comune di Auditore, però insomma, hanno votato più di 800 persone, circa 868 votanti, ma gli aventi diritto erano 1275. Poi molti avranno ricevuto nei giorni scorsi una marea di email per l'aggiornamento dei dati sulla privacy, eccetera, eccetera. Ebbene, se volete saperne qualcosa di più sulla privacy e le imprese e questo nuovo regolamento europeo, a chi si applica, come e quando, oggi avrete tutte le risposte a questa normativa se parteciperete ad un appuntamento a un convegno organizzato da BFAST, SRL in collaborazione con lo studio Renier Associati, al Tag Hotel di Fano, con inizio alle 16:30. Tutte normative europee che insomma sono entrate in vigore, per le quali bisognerà appunto mettersi in regola e ottemperare. La rassegna stampa finisce qui, noi ci vediamo stasera alle 20:30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Vi ricordo che questo è il numero di telefono per le vostre segnalazioni, quindi grazie come sempre per la vostra collaborazione, e poi vi ricordo che c'è anche il nostro sito internet occhioalanotizia.it, dove potrete rivedere questa rassegna stampa e poi tutti i servizi, tutto ciò che noi trasmettiamo, i servizi speciali, le cose che magari vi siete persi in televisione, potrete rivederli su YouTube, ovviamente sulla piattaforma, però passando dal sito internet, dove troverete tutto quello che noi abbiamo mandato in onda. È tutto, grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti.